vince la 19ª edizione del concorso Storie di Paese, Sora Augusta Cheggiorneta. Si è conclusa la 19ª edizione di Storie di Paese, il concorso di teatro amatoriale inserito all'interno del cartellone della stagione teatrale 2016-2017, realizzata dall'Associazione Culturale La Torre in collaborazione con Banca Valdichiana e con il Comune di Civitella, dedicato alla memoria di Roberto Ciofini, direttore artistico della rassegna teatrale per molti anni. Questa per il Teatro Moderno di Tegoleto e per l'amministrazione che ne è parte è una stagione davvero speciale, molto particolare e anche emozionante, perché è a ricordo di Roberto Ciofini, che è stato il nostro direttore artistico per 19 anni, con lui siamo nati, siamo cresciuti e oggi ne cogliamo i frutti. Quindi stasera, che era la serata conclusiva del teatro Storie di Paese, tutte le compagnie hanno ricordato proprio Roberto, perché è stato il punto di contatto che ha permesso loro di essere su questo palco e al gruppo Teatro La Torre, all'associazione La Torre, di poter portare avanti una stagione che è stata eccellente, grande pubblico, affezionati ospiti che ogni anno tornano per trascorrere un paio di ore in allegria con le compagnie che si esibiscono nel palco. Roberto è stato per noi un punto di riferimento, ci ha seguito in tutti questi anni, purtroppo è venuto a mancare in questo periodo, che è all'inizio della stagione, che insomma, diciamo che tutto quanto è andato per il meglio, si è portato in fondo un buon concorso, delle belle compagnie. Storia di Paese si è conclusa in maniera eccellente. Il premio di miglior attrice è andato a Roberta Sodi della Compagnia del Polvarone con Pensione Adelina, miglior spettacolo Sora Augusta Cheggiorneta portata in scena dalla Compagnia Teatro Popolare di San Sepolcro, miglior regia Leonardo Caprini con Fantastico della Compagnia Quelli che passa il convento, premio speciale a Gianni Cantaloni della Compagnia del Polvarone, ritenuto dagli studenti dell'Istituto Martiri di Civitella il miglior attore della rassegna.